Parliamo della signorina Robin. Te la faccio vedere direttamente con la trial. Questo è un personaggio 5 stelle, ovviamente. Segue il Path Harmony e fa danno fisico. Anche se in realtà è un personaggio che serve per buffare, ovviamente, il danno degli altri personaggi. Ti permette di ascoltarla, quindi è un concerto gratuito. Non so se questo può valere qualcosa. E poi praticamente permette con la sua ultimate ai vari alleati di prendere subito azione e fare danno critico assicurato. Inoltre, quando un alleato attacca il nemico, e questo attacco va appunto a segno, lei riesce a recuperare energia. Ergo, per essere un pochino più specifici, è un Harmony universale, cioè che lo puoi utilizzare in qualsiasi contesto. Forse non è il miglior Harmony in assoluto, però è comunque, a mio modo di vedere, un buon personaggio. È assolutamente bella da vedere. E infatti te la faccio vedere qua. Allora, ci sono personaggi e ci sono personaggi. La signorina Robin a livello estetico non gli puoi dire proprio nulla. Non voglio sentire una persona che si lamenta del livello estetico del personaggio. Dai, a parte questo, vediamo un pochino la build di questo personaggio, almeno per quanto riguarda la trial. C'ha 3006 di HP, 3009 di attacco, per quale motivo? Perché questo è un personaggio che scala tutto su attacco. Speed 125, crit rate 21, crit damage 82%, break effect 32, energia massima 160, energy regeneration rate 119, effective rate, effect resistance 21%. Non hanno buildato questo personaggio con il physical damage boost, perché lei appunto non fa danno nonostante scala questo attacco. La light con è la sua, ovvero Flowing Night Cloak, la trovate nel banner, gente. Questa light con ti va essenzialmente a dire che ogni volta che un alleato attacca, noi andiamo a guadagnare uno stack di cantillation, ok? Per ogni stack di cantillation andiamo ad aumentare l'energy regeneration rate del 3% fino a un massimo di 5 stack, ok? Quando il possessore di questa lightcon utilizza la ultimate, va a rimuovere cantillation e va a guadagnare cadenza. Cadenza va ad aumentare del 48% l'attacco del personaggio e va ad aumentare il danno di tutti gli alleati del 24% per un turno. Ok, veramente molto forte questa lightcon. Però ovviamente abbiamo delle alternative, perché se dobbiamo stare qua a sempre pullare qualsiasi cosa, non ci siamo. Quindi ti posso dire che a livello di lightcon possiamo utilizzare altre cose. Una su tutti è quella di Bronya, ovvero But the Battle Isn't Over. Poi c'è For Tomorrow's Journey, che questa qui è una light con che si può prendere solamente all'interno di un evento, insomma, che dovrebbe essere passato. Poi c'è Past Self in Mirror, questa è una light con 5 stelle. Mentre invece 4 stelle Memories of the Past, e poi ce ne sono altre che non sono così tanto buone. Anche quella del Battle Pass non è che sia la migliore in assoluto. Carve the Moon with the Clouds. Ok, parliamo delle traces del personaggio. Allora, per quanto riguarda questo aspetto, ti posso dire che devi dare la priorità assoluta alla ultimate del PG. Per quale motivo? Perché Robin sarà un personaggio che farà principalmente la sua ultimate. Questo non significa che non utilizzerà la skill, quello va bene pure appunto come talento, però l'ultimate è quella a cui devi dare assolutamente la priorità. Anche perché nello specifico, essenzialmente la skill va ad aumentare il danno. A parte questo, è il talento passivo che va ad aumentare il crit damage, è molto utile, ma insomma dipende sempre da quanto riesci a sfruttarlo in base alla ultimate, in base al team che vai ad utilizzare. Poi ci sono altri traces passivi che sinceramente non vado a conteggiare più di tanto, perché credo che devi livellare il personaggio a prescindere. Mentre invece per quanto riguarda le reliquie, qua il discorso è un pochino complicato. Per quale motivo? Perché a livello di trial loro qua ci vanno a mettere due pezzi del Space Sealing Station e poi ci hanno messo Messenger Traversing Hackerspace, ok? Allora, se tu vai a mettere Space Sealing Station è utile perché ti va ad aumentare l'attacco, quindi su questo ci siamo. Mentre invece il Messenger va ad aumentare la speed. È certo che è utile per aumentare la speed anche degli alleati, queste cose qua, ma non penso che abbia così tanto senso, per il semplice fatto che se tu utilizzi la ultimate di Robin e la fai costantemente,
vai a generare comunque prima l'azione dei personaggi. Quindi questa build che tu trovi nella trial, permettimi, fa un pochino schifo, ok? E infatti ti posso consigliare che a livello di migliori reliquie in gioco che ci sono appunto in questo momento, ti consiglio appunto due pezzi, Musketeer of Wild Wit, che è praticamente quello che ti aumenta l'attacco, e poi due pezzi del Prisoner in Deep Confinement, perché appunto va ad aumentare sempre l'attacco e insomma va a dare altri buff al personaggio. Sì, esatto, due attacco, ti trovi appunto bene, Jans. A parte questo, volendo potresti anche metterci due pezzi Musketeer, due pezzi Champion of Streetwise Boxing, che questo va ad aumentare l'attacco e il physical damage. Ma non credo che sia una cosa così tanto consigliata, perché ti ripeto, questo è un personaggio Harmony, sicuramente scala su attacco, potrebbe fare anche un pochino di danno da sub DPS, ma tanto vale buildarlo appunto per rendere al meglio come support, ok? E poi al di fuori di questo c'è anche un altro set che è appunto il 4 pezzi del Champion of Streetwise Boxing, perché insomma ti va a dare comunque attacco e anche physical damage. Per quanto riguarda invece le reliquie da 2 pezzi, allora al di fuori di questo qua, che potrebbe pure andar bene, in realtà il migliore in assoluto è il Fleet of the Edgeless. Per quale motivo? Perché va a dare HP percentuale a Robin, quindi gli permette di sopravvivere di più, e poi comunque ti va a dare un bonus all'attacco a tutto il party. Quindi vedi tu che cosa ti trovi meglio a darle, ma non fare questa build della trial, perché non è così tanto buona, assolutamente. Per quanto riguarda invece le sue Eidolon, qua il discorso invece è molto semplice, ovvero che se vai a vedere appunto le Eidolon una per una, la sua E1 è ovviamente stra iper mega consigliata, perché ti permette di aumentare la All Type Resistance Penalty di tutti i personaggi del 24%. Questo che cosa significa? Che puoi fare danno a prescindere, e anche meglio, perché vai ad ignorare appunto la resistenza e la difesa dei nemici di un buon 24% durante il concerto state, che è praticamente insomma dopo che fai la sua ultimate. Quindi se vuoi investire su Robin, la E1 è straconsigliata. Al di fuori di questa, l'altra costellazione diciamo molto utile è la sua E4, perché ti va a dire che durante la sua ultimate va a togliere i debuff crowd control che ci sono ai nostri alleati. E a parte questo, quando siamo appunto nel concerto state, va ad aumentare l'effect resistance di tutti gli alleati del 50%. Quindi non ti dico di arrivare all'E6, però già la E4 secondo me ti dà cose in più per quanto riguarda il personaggio in versione support, ok? E che dire, te la faccio vedere in azione, vediamo un pochino le sue animazioni. Ah, lei lancia un uccellino? Ok, lei lancia uccellini, va bene. Va bene. Il suo punto tecnico è piuttosto particolare, perché che cosa succede? Che quando il personaggio lo va ad utilizzare, i nemici non l'attaccano. Vedi? Seguono la signorina Robin in giro per la mappa, perché sono invaghiti di lei? Qualcosa del genere. Ok, qua c'è un pochino il riassunto del personaggio. Ne abbiamo già parlato appunto poco fa. Andiamo avanti, dai. Allora, a questo punto direi di aumentare o quantomeno utilizzare la sua skill. Ok, adesso abbiamo guadagnato un buff a tutto il resto del party. Adesso ti faccio vedere invece la sua ultimate, però non in versione velocizzata, e diamo un po' di spazio alla musica, ok? Bisogna far ascoltare bene questa cosa. Tonight the stars echo because of me. Vamo a far ascoltare la musichetta. Ok, ora vediamo un pochino come sfruttare al meglio questo. Facci caso che mentre noi facciamo la ultimate, Robin non può fare il suo turno. Aia. Take this. Surprise, beat it.
E facci caso che mentre noi facciamo gli attacchi, lei guadagna energia. Allora, vogliamo provare a fare un attacco con la signorina? Vediamo. Aia. Ok, insomma, che dire, questo personaggio di Robin è veramente un bel personaggio. Gente, vi consiglio di pullarla? Beh, direi di sì, dai, è un Harmony universale. Ti serve un Harmony? Pulla il personaggio. Al di fuori di questo, ovviamente, nella prossima patch escono Jade e Firefly. Jade è utile, non è che ti voglio far passare l'idea che non va bene. Però la signorina Firefly sicuramente ha più potenzialità di lei in più contesti. Però la signorina Robin, molto bella, molto carina, molto forte.